Proseguono senza sosta a Vittoria le indagini per individuare l'autore o gli autori che la notte di sabato hanno fatto esplodere un ordigno rudimentale all'interno di un negozio di autoricambi in Piazza Italia, un fatto senza precedenti in una città che negli ultimi tempi sembra registrare un'escalation criminale inquietante, ultima in ordine di tempo, quello che ha visto nel mirino la Mediterranea Fiori, una città che non vuole dunque tornare agli anni bui, e allora in queste ore il sindaco Nicosia prova a spronare i suoi concittadini all'impegno civico e ad una maggiore assunzione di responsabilità. La città si è svegliata e si sveglia con questa macchia, con questo dolore, però bisogna reagire. La reazione migliore che possiamo proporre è quella di denunziare, di testimoniare, di segnalare alle forze dell'ordine qualunque movimento sospetto, qualunque azione si sia potuta vedere, qualunque intimidazione si sia potuta eventualmente subire. La città di Vittoria deve liberarsi di questa criminalità, deve essere libera da tutte le mafie, piccole, grandi o medie che siano, e non può sopportare che la propria economia, i propri imprenditori liberi, onesti, vengano rimessi sotto taglieggio o vengono intimiditi in qualunque misura. Denunziamo tutti, perché abbiamo delle forze dell'ordine, una magistratura di primo ordine che ci tutelano, che svolgono azioni importanti e che nel corso degli anni ci hanno liberato da tanti gangli mafiosi. Diamo l'ultimo colpo di reni, denunziamo tramite le associazioni anti-racket, le associazioni di categoria che svolgono una funzione di sportello e di consulenza importante, il comune o direttamente presso le forze dell'ordine. Denunziamo perché dobbiamo liberarci dalla criminalità.